Allora, abbiamo sentito Federico Cerminara da Berzino e adesso approntiamo il collegamento con Gianmarco Ciccarelli da Catania. Allora, vediamo un po' cosa sta accadendo alla nostra regia che oggi è pienamente affidata a noi. Non abbiamo il conforto di Roberto Mancuso che ci segue un po' a distanza. Oggi è un po' tutta una trasmissione sperimentale, per cui chiediamo venia se faremo degli errori, se il video sarà, diciamo, intervallato da schermate del computer che non si dovrebbero vedere, ma insomma, noi stiamo cercando di fare veramente del nostro meglio per portare avanti questa trasmissione nelle migliori condizioni. E questo ci serve anche per esperienza e per migliorare perché l'ambizioso progetto di TV Radicale prevede fra qualche settimana che le trasmissioni poi dopo incominceranno ad essere addirittura giornaliere. Allora, adesso cerchiamo di metterci in contatto con Gianmarco Ciccarelli da Catania, Radicali Catania, e vediamo un po' se Skype va. Gianmarco, ci senti? Ah, ecco, è cominciato a suonare, ci dovrebbe rispondere fra qualche secondo. Come avrete potuto capire, del palinsesto per il ritardo. Ecco Gianmarco che sta arrivando. Il video sta per arrivare, vediamo. Ecco qua. Adesso, ciao Gianmarco, solo un istante che ti metto in video. Devo solo posizionare la camera nel modo opportuno. Allora, a te ti vediamo benissimo. Bene. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto, benvenuto Gianmarco, è veramente un piacere averti qui oggi pomeriggio con noi. Il palinsesto è stato un po' stravolto. Adesso abbiamo l'Imperio cancellato qui Calabria per lasciare spazio a qui Catania. No, no, in realtà sto scherzando. Allora, adesso ti metto in video, quindi eccoci qua, sei in video, quindi anche i telespettatori ti stanno vedendo. Bene, ho sentito a tutti. Com'è la qualità audio? Perché come vedete sono sprovvisto di cuffia e microfono. Allora, la qualità dell'audio da me viene bene e quindi se io sento bene dovrebbero sentire bene anche i telespettatori, i quali dalla chat normalmente quando ci sono problemi si lamentano. Di conseguenza, Perfetto. se in questo momento sono silenti, significa che qualcuno ancora c'è, significa che le cose stanno andando abbastanza bene. Allora, Gianmarco, ti dicevo, il palinsesto oggi è stato un po' stravolto perché oggi è una giornata veramente sperimentale del TV Radicale. In quanto prima avevamo la regia che era affidata, cioè si occupava di tutto Roberto Mancuso, per cui ha fatto per molte domeniche il tour de force di 10 ore dalle 11 del mattino fino alle 8 di sera, gestendo un po' tutto. Invece in settimana ci siamo un po' organizzati, ci siamo divisi palinsesti a tranche di un paio d'ore ciascuno. A me è stata affidata questa fascia dalle 18 alle 20, però ho incominciato un po' tardi, ho incominciato un po' tardi, allora un po', ecco, sacrificato qui Radicale che lo comprimeremo magari, ecco, toglierò a te 5 minuti, 5 minuti lo toglierò all'ultimo speciale, quindi poi il qui Calabria lo faremo lo stesso. E questa prima domenica di sperimentazione con le regie itineranti che gireranno per l'Italia, io chiudo il palinsesto di oggi e ti dicevo, è veramente un piacere averti perché non abbiamo ancora avuto occasione di parlare con te approfonditamente delle iniziative dell'Associazione Radicali Catania e in particolare di una delle ultime iniziative che poi è quell'iniziativa nazionale che è il Ferragosto in carcere. Allora, raccontaci un po' tu tutto. Beh sì, le iniziative, come è naturale che sia, sono sempre tantissime. E noi adesso siamo reduci da questo giro ferragostano in Sicilia, che ha visto peraltro la presenza di Rita Bernardini, che ha scelto di venire in Sicilia, innanzitutto perché immagino lei, essendo deputato eletto nel Collegio Sicilia 2, abbia un particolare legame con il territorio della eletta.
anzi che l'ha nominata per essere più preciso, e poi soprattutto perché l'anno scorso, in occasione dell'iniziativa per Agosto in carcere, in realtà eravamo riusciti a coprire soltanto 14 dei 29 istituti di pena che sono presenti in Sicilia, e quindi era stata la regione più scoperta, per così dire, mentre invece quest'anno, grazie soprattutto alla presenza di Rida, siamo riusciti invece a coprire tutte le carceri presenti sul territorio siciliano. Noi abbiamo fatto un giro davvero impegnativo, perché abbiamo visto ben 8 istituti di pena. Per quanto mi riguarda è stata un'esperienza davvero molto molto forte, perché la tua prima esperienza che Marco? No, io in passato, negli anni scorsi, già visitato gli istituti di pena, soprattutto le due carceri di Catania, quello di Piazza Lanza e quello di Piazza. Avevo anche visitato due carceri nella stessa giornata, mi era capitato, però ecco, un giro così lungo, 8 carceri in 4 giorni e praticamente senza alcuna sosta, in maniera così ininterrotta, una vera e propria full immersion, beh, questo è stato per me un'esperienza che mi ha impressionato, e mi ha impressionato non solo per quello che ho visto, per le terribili condizioni di detenzione, che adesso ne parleremo, ma lo voglio dire subito, mi ha colpito profondamente per la grande maturità che ho visto dentro le carceri, grande maturità dei detenuti, grandissima umanità che si percepisce dentro le carceri, e grande maturità anche da parte degli agenti. Io credo che i radicali facciano benissimo a parlare di comunità penitenziaria, perché poi il dramma delle carceri, certo, è il primo luogo il dramma dei detenuti, di chi è costretto a vivere all'interno delle carceri, ma è anche, questo non va sottovalutato, il dramma di chi è costretto a lavorare in queste condizioni. Noi abbiamo incontrato e abbiamo parlato con gli agenti che davvero sono arrivati a un punto tale di sofferenza, a un punto tale di stress, che io credo non abbia precedenti. Marco, tu devi pensare che a un certo punto un agente, però la cosa è capitata diverse volte, io racconto gli episodi un po' problematici, a un certo punto un agente, vedendo che noi prendevamo appunti, mi ha chiesto di seguirlo e mi ha mostrato il bagno, questo è il carcere di Palermo Cerdone, il bagno degli agenti. E obiettivamente le condizioni di quel bagno non erano dissimili dalle condizioni dei bagni dei detenuti, muri scrostati, muffa, infiltrazioni. Ecco, questo per dire che parlare sempre di comunità penitenziaria è importante, perché la sofferenza è la sofferenza in primo luogo dei detenuti, ma anche la grande difficoltà degli agenti, che sono davvero in una situazione di collasso. Gianmarco, scusami che se ti interrompo, ecco, hai utilizzato anche tu un paio di parole chiave che sono importanti. Il Ferragosto in carcere è un'iniziativa nazionale che non mira soltanto a portare la legalità nelle carceri e a verificare le condizioni di detenzione, ma anche a verificare le condizioni di lavoro degli operatori. E questo qui è un problema tra i sottorganici che sono comuni a tutti gli istituti italiani, e gravissimi fra l'altro, i sottorganici che non si limitano soltanto agli agenti di polizia penitenziaria, ma i sottorganici degli psicologi, degli assistenti sociali, degli operatori, di tutti gli operatori che espletano la loro attività lavorativa nelle carceri, è veramente drammatico. Quindi è un insieme di cose. Tu hai utilizzato una parola chiave, appunto questa qui, che è la comunità penitenziaria tutta, non soltanto i detenuti, ma anche chi ci lavora, è molto importante. E nelle carceri siciliane invece le condizioni di detenzione come sono? Cosa hai visto insieme a Rita Bernardini? Ma guarda, le condizioni di detenzione sono terribili. E ora io fra un attimo, se vuoi, farò una carrellata carcere per carcere, perché... Sì, volentieri. Con l'ausilio dei miei appunti posso rendere meglio l'idea con le cifre e anche di quello appunto che dicevi tu, cioè noi abbiamo celle sovraffollate, condizioni strutturali pessime, muri scrostati, infiltrazioni, umidità, detenuti costretti a vivere in letti a castello anche da 4 e in spazi che sono ridottissimi, perché noi spesso e volentieri abbiamo uno spazio vitale per detenuto che non supera i 2,5 metri, i 3 metri quadrati. Quindi siamo al di sotto degli standard stabiliti dalle convenzioni europee, e a questo aggiungiamo la carenza degli agenti di polizia penitenziaria, e ora vedremo i dati,
e la carenza di figure fondamentali come gli educatori, gli psicologi, gli assistenti sociali e poi i direttori, che anche loro vivono una situazione drammatica per due ragioni. Innanzitutto perché un direttore non può rifiutare l'ingresso di nuovi giunti, e cioè quando la polizia citofona al campanello del carcere, magari dopo una retata si presenta con 5, con 10 arrestati, il direttore, anche se il carcere è in una situazione di sovraffollamento, non può dire no, il carcere è già pieno, non possiamo accoglierli, e quindi si deve inventare il modo per accogliere questi nuovi giunti. E poi questi modi che si possono inventare sono materassi per terra, oppure materassi sopra il tavolo, o letti a castello a 5 piani. E se a questo aggiungiamo l'assenza di educatori, che hanno un ruolo fondamentale, perché l'educatore fa la relazione comportamentale che poi serve al magistrato di sorveglianza eventualmente per concedere benefici, permessi, e questo è un capitolo veramente dolente di tutto il sistema carcerario, perché i magistrati di sorveglianza non riescono a smaltire tutte le richieste che giungono dai detenuti. E poi aggiungiamo a questo ancora l'assenza di fondi, cioè noi abbiamo parlato con direttori che dispongono di poche centinaia di euro. Cioè, quando tu hai il direttore del Lucciardone e 300 euro per un anno per fare la manutenzione ordinaria, è evidente che non puoi fare fronte alle gravissime inadeguatezze strutturali di un carcere così grande, ma, ripeto, sono casi generalizzati. Quindi è un sistema ormai arrivato al collasso, e per questo io credo che, davvero, questa visita, che ha coinvolto tantissimi parlamentari in tutta Italia, non debba rimanere senza conseguenze. Tanti parlamentari per la prima volta si sono recati, e anche questa è una cosa abbastanza scandalosa se ci pensiamo, perché noi siamo abituati alle visite in carcere, e però tanti parlamentari non sono mai entrati in un istituto di pena, molti sono entrati in un istituto di pena per la prima volta in occasione del Ferragosto in carcere. Ecco, se non c'è la conoscenza dei problemi, poi non ci può essere una conseguente attività legislativa mirata a risolvere i problemi. Allora io mi auguro che con questa visita, che è stata da questo punto di vista un successo, perché ha coinvolto centinaia di parlamentari, ha coperto quasi tutti gli istituti di pena, davvero si tragga la forza e la consapevolezza per fare fronte a una situazione che è esplosiva, che è una situazione di morte, di sofferenza e di disperazione. Quest'anno già siamo, credo, a 43 suicidi, non è facile seguire il conto, perché poi purtroppo ogni giorno apprendiamo di notizie drammatiche, e questa macabra lista aumenta di ora in ora. Bene, bene si fa per dire, ma mi serve soltanto per introdurti ad una carrellata dei dati di questo, sì, di questo tour siciliano della carcere, di questo drammatico tour siciliano della carcere. Sì, davvero, comincerei dal Lucciardone di Palermo, insomma, per la rilevanza che ha questo istituto, che è un carcere che noi avevamo già visitato alcune settimane prima, perché ci eravamo recati al Lucciardone di Palermo il 18 luglio, ed è un carcere gravemente sovraffollato, fatiscente, con gravi problemi di carenza di personale. Do qualche numero. A Lucciardone i detenuti sono 707, a fronte di una capienza regolamentare che è di 402. Quindi noi abbiamo un esubero di 305 detenuti, di cui 384 con condanna definitiva, 323 in attesa di giudizio, e anche qui occorrerebbe aprire il capitolo della carcerazione preventiva, che insomma, è usata in maniera abnorme. Il nostro codice di procedura penale prevede che la carcerazione preventiva sia l'extrema ratio, cioè quella misura che viene data quando non si può fare altro, quando tutte le altre misure intermedie sono inadeguate, invece da noi è usato in modo generalizzato e improprio. Poi abbiamo 86 tossicodipendenti, anche lì i tossicodipendenti che ci fanno in carcere? Dovrebbero stare in una comunità di recupero. Noi abbiamo incontrato un sacco di ragazzi che chiedevano di poter andare in una comunità di recupero, alcuni avevano già parlato con la comunità che magari li aspettava, ma non riuscivano a ottenere il permesso per recarsi lì, e quindi anche qua sui tossicodipendenti bisognerebbe voltare pagina, bisognerebbe invertire la rotta. Tanti affetti da epatite C, tanti psichiatrici, 89 detenuti stranieri. E poi, passando agli agenti, perché abbiamo un sovraffollamento e correlativamente la carenza di personale di polizia penitenziaria. E questo rende ancora più drammatica la situazione. Sì,
Gli agenti in pianta organica, quelli previsti in pianta organica, dovrebbero essere 530, però quelli effettivamente in servizio sono 365. Quindi noi abbiamo un deficit di 165. O peraltro, Marco, sì. Evidentemente la pianta organica, quando si dice in pianta organica sono previsti 530, è calibrata sulla capienza regolamentare, quando invece poi il numero dei detenuti è quasi doppio rispetto alla capienza regolamentare. È proprio questo, quindi, è proprio questo la drammaticità, praticamente è come se la capienza regolamentare fosse trattata con il 20% delle forze, ecco, cioè giusto per fare una proporzione da una prospettiva diversa. Esattamente, tant'è che in tantissimi istituti noi abbiamo visto, per esempio, ci hanno detto gli stessi agenti che le guardiole del muro di cinta, che loro chiamano garritte, che sono quei posti di sentinella posti diciamo nel perimetro del carcere, restano sguarniti. Noi, per esempio, al Bucciardone di Palermo i detenuti lamentano, gli agenti non potevano fare altro che confermarlo, che in alcuni reparti, sono reparti a quattro piani, e alcuni reparti di notte sono vigilati da un solo agente. Questo significa che se per esempio un detenuto si sente male e l'agente non sta in quel piano, perché quando un agente deve vigilare quattro piani è evidente che possono esserci anche ore di assenza da un piano, ci sono grossi problemi. Poi i detenuti si riescono a inventare il modo per sopperire a qualsiasi cosa. Oltre alla grande maturità, io ho trovato veramente una grande pazienza e un grande spirito di sopportazione da parte dei detenuti. Loro, per esempio, ci raccontavano che per avvertire in caso di emergenza l'agente di polizia penitenziaria, lanciavano l'allarme gridando oppure battendo le sbarre all'agente del reparto di fronte, e poi l'agente del reparto di fronte si sarebbe fatto carico di avvertire l'agente del reparto in cui si era verificata l'emergenza. Quindi davvero situazioni che, se non stessimo parlando di vicende drammatiche, sarebbero anche ridicole, cioè non degne di un paese civile, non degne di istituti che sono istituti dello Stato, istituti in cui sono ristretti cittadini italiani in condizioni illegali, cioè in condizioni che fanno carta straccia delle leggi, dei regolamenti penitenziari, delle norme europee in materia di trattamenti disumani e degradanti, e che calpestano in maniera eclatante i diritti umani fondamentali, e l'articolo 27 della Costituzione, che ricordiamolo, stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Rieducazione che evidentemente in queste condizioni è un miraggio, perché nelle carceri non c'è lavoro. Per esempio al Bucciardone di Palermo lavorano soltanto 62 detenuti, meno del 10% della popolazione detenuta, e peraltro si tratta di lavori diciamo non professionalizzanti, cioè sono quei lavori alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria che consistono nella pulizia, nel trasporto del vitto, del sopravvitto, piccoli lavoretti magari di manutenzione, ma non sono lavori che poi assicurano, una volta usciti dal carcere, una qualità, una professionalità acquisita dal detenuto. Quindi abbiamo assenza di socialità, assenza di lavoro, condizioni davvero non bene in un paese civile, e poi Bucciardone è un carcere in cui c'è un turnover elevatissimo. Questo vuol dire che il direttore ci ha informato che circa 25 ogni giorno vengono scarcerati oppure entrano in carcere, e circa il 20% dei detenuti si ferma in carcere, ha una permanenza che è inferiore a 7 giorni. Questo è il fenomeno delle cosiddette porte girevoli. Ora, che senso ha? Quando tu fai stare una persona così poco in carcere perché magari ha commesso soltanto un reato minore, un oltraggio pubblico ufficiale, oppure ci diceva il direttore, ad esempio, recentemente è entrato in carcere uno straniero per vendita di cibi contraffatti. Ecco, un fenomeno così massiccio di persone che poi si fermano in carcere per pochi giorni, però congestiona un sistema che in questo modo non potrà mai superare la situazione di collasso. Gianmarco, una domanda per te. Il carcere è quello più in cattive condizioni, dove l'avete trovato in Sicilia? Guarda Marco, non è semplice dirlo, perché davvero sono tutti in condizioni terribili, però senza dubbio Bucciardone è un carcere che ha
problemi strutturali di sovraffollamento veramente rilevanti. Poi per esempio alcune cose che dovrebbero farci riflettere: a Lucciardone è pronto un reparto nuovo, sì, un reparto con le forze in cella, perché Lucciardone è un carcere in cui tutte le celle sono sprovviste di doccia, in violazione del regolamento penitenziario del 1951 in tante carceri italiane, tra l'altro. Abbiamo un reparto nuovo dell'ottava sezione che in attesa di collaudo, ma non manca nulla, è già completo. Ecco, questo reparto probabilmente non apre, perché per la questione di questo reparto servono 40 agenti in polizia penitenziaria, quindi se già l'organico è sottodimensionato, come non sarà per semplice reperire agenti. È come la situazione di Reggio Calabria a Catona, che è un ad Arvillà, che è un quartiere di Reggio Calabria, c'è, lì non c'è semplicemente una sezione, lì c'è un carcere vero e proprio che potrebbe contenere alcune centinaia di persone, e che non si apre perché mancano proprio gli ultimissimi lavori, ma la cosa più importante è che manca il personale, quindi non si può aprire perché non ci sono gli agenti di polizia penitenziaria. Sì, poi per esempio, per sempre trattare su Lucciardone, poi di loro sono degli altri ragazzi, c'è un reparto che si chiama Il Pelude, e già il nome rende perfettamente un'idea, perché è un reparto in cui le celle non hanno arredamento, in cui c'è soltanto una panca, in alcune celle è presente il gabinetto alla turca, in altre non c'è nemmeno il gabinetto. E sono delle celle una accanto all'altra, murate nella parte posteriore, nella parte anteriore, è un vero e proprio canile. C'è da dire che sono delle celle utilizzate per una permanenza a detta della direzione di 5-6 ore, poi in attesa di assegnare i nuovi giunti nelle rispettive sezioni, però davvero sono dei luoghi infami, dei luoghi ignobili. Poi Favignana è un carcere da cui veramente siamo usciti con un senso di profondo sgomento. Per più di un'ora non ci siamo rivolti la parola per noi, perché insomma non riuscivamo probabilmente ancora a realizzare quello che avevamo visto. Via Favignana intanto è un carcere strutturalmente inadeguato, perché è una fortezza del XII secolo posta sotto il livello del mare, quindi ciascuno può immaginare l'umidità che c'è in quelle celle. I detenuti lo confermavano, anche noi l'abbiamo visto di persona, là d'estate non si respira, e d'inverno invece si muore di freddo, del freddo che entra dentro le ossa. E poi Favignana è un carcere particolare, perché è una casa di reclusione con annessa una casa di lavoro, quindi è un carcere che ospita sia detenuti con condanna definitiva tendenzialmente, perché è casa di reclusione, anche se poi abbiamo visto che ci stanno anche tanti detenuti che hanno un residuo di pena molto breve, come dovrebbero stare lì. E poi ospita anche gli internati, essendo casa lavoro. Ora, gli internati, i cosiddetti internati, sono quelli che si trovano in carcere, in una casa di lavoro, non perché abbiano ricevuto una condanna conseguente al reato, ma soltanto sulla base di una valutazione di pericolosità sociale, che è un atto amministrativo ad opera del magistrato di sorveglianza. E davvero, noi vedevamo nei loro occhi l'angoscia, perché la casa di lavoro, che è stata istituita da leggi fasciste e che è un ambiente definitivo sostanzialmente, che esiste soltanto in Italia, non ci sono le corrispondenti in Europa. Gianmarco, scusami, ti interrompo di nuovo, perché dalla chat Rob ci chiede: c'è ancora il 41 bis a Favignana? No, il 41 bis non c'è più a Favignana, okay. Però insomma la struttura è quella, nel senso che oggi quel carcere ospita detenuti con condanna definitiva nei cosiddetti cubicoli. Le celle si chiamano cubicoli proprio per la loro struttura stretta, con tetto a galleria e senza alcuna finestra, cioè loro stanno in celle di pochi metri quadrati, in cui non entra luce naturale, non circola l'aria, ma qua siamo in violazione di tutte le regole, ma anche dello stesso regolamento penitenziario, che peraltro è violato in tantissime parti. Però poi quando queste violazioni si ripercuotono, diciamo, nella vita
di persone in carne ed ossa, perché i detenuti comunque sono titolari di diritti. Non si può sottrarre a una persona detenuta il diritto alla salute, il diritto ad avere ingresso di aria naturale nei limiti, cioè a sufficienza. Non si può sottrarre la possibilità di avere un ricambio di aria nella cella. E poi nella casa di lavoro, addirittura in una cella, il tetto è in amianto, in cemento etero. Scusami, no, quest'ultima parte stavi dicendo il cemento Ethernet dove si trova, mi sono per un attimo distratto. Guarda, se vuoi ti dico anche esattamente, così lo dico anche a chi ci ascolta e rimane in certo senso agli atti, ma poi comunque tutto quello che sto dicendo sarà oggetto di interrogazioni parlamentari di Gita Bernardino e evidentemente. Nella sezione ottava della casa di lavoro di Favignana, nel bagno della cella numero 1, la copertura è in cemento amianto, Ethernet. E questa qui, diciamo, questa copertura, che si fa... guarda, visto che tu l'hai visto di persona, allora, questa copertura di cemento amianto è, diciamo, è una copertura esterna o è all'interno? È un rivestimento? È un rivestimento all'interno del bagno, del piccolissimo okay. bagnetto della cella numero 1 della sezione ottava della casa di lavoro. E ti voglio chiedere un'altra cosa, questo rivestimento qua è stato fatto, diciamo, il relativo intervento di confinamento oppure è, diciamo, tal quale com'è nato? Scusa, Marco, l'audio non è molto buono, io non ho capito la tua domanda. Allora, ti richiedo, no, questo rivestimento di cemento amianto è stato confinato, nel senso è stato fatto il relativo confinamento dell'amianto, oppure tal quale così come è nato? No, questo non lo so. Io quello che ti posso dire è che gli agenti ci confermavano il fatto che la copertura fosse di cemento amianto, però hanno sostenuto che non essendo rotto il cemento, tutto sommato questa costruzione sarebbe a norma rispetto alle circolari ministeriali. Poi naturalmente lo stesso agente però ci ha raccomandato questo di non dirlo ai detenuti, perché sennò i detenuti, anzi gli internati, perché qua parliamo di casa lavoro, avrebbero potuto rompere per l'investimento di cemento che racchiude l'amianto e poi a quel punto il tetto non sarebbe stato più a norma. Gianmarco, guarda, ti guido un po' su una strada diversa nella trasmissione, no? Perché questa cosa che tu ci stai raccontando, siccome noi sull'Ethernet, sull'amianto, tu l'audio adesso lo senti bene, perché mi sono accorto che ero un po' alto. Riesci a sentirmi bene? Troppo no. Cioè, ti sento a tratti e ma non capisco quello che dici. Ah, senti a tratti nel senso che ci senti metallico, robotico? Sì, la qualità dell'audio non è buonissima, però vai avanti, poi sì, penso di capire cosa dici. Okay. Allora, guarda, quello che ti volevo chiedere, ti volevo portare, perché questa cosa del cemento, di questo rivestimento di cemento amianto, no? Siccome noi ci stiamo un po', come si dice, specializzando nel problema dell'amianto, dell'Ethernet e dei rivestimenti di amianto, questa è diciamo una notizia che ci dai assolutamente importante, perché allora, quando parliamo ad esempio di copertura è un discorso, quando parliamo invece del cemento amianto che è stato spruzzato sulle pareti oppure su un soffitto di un vano, no? Di una stanza, allora lì il discorso è un po' diverso, nel senso che qui andrebbe fatta un'opera di confinamento di quel cemento amianto e allora quel locale torna ad essere salubre, a rischio ma salubre, perché poi una rottura può causare lo sprigionamento di fibre, di conseguenza il problema resta. Se invece la cella è rimasta tal quale come è stata costruita all'inizio e sono passati come minimo 20 anni da quando è stata realizzata, perché gli spruzzi di cemento amianto con isolante nelle stanze, diciamo che sono fuori legge già da 15 anni, se teniamo conto dei tempi di costruzione di un carcere, puoi immaginare da quanti anni questo cemento amianto sta lì, allora si metterebbe a rischio proprio diretto non solo dei detenuti ma anche del personale, veramente la salute di queste persone. E questo aspetto secondo me
andrebbe ben approfondito. Te che ci sei stato e che hai potuto vedere di persona, Rita, insomma, questa cosa qui secondo me va approfondita perché è una cosa molto grave dal mio punto di vista. Sì Marco, sono d'accordo con te, io non ho diciamo la competenza tecnica, ma credo che questa situazione debba assolutamente essere approfondita, tanto più se noi pensiamo che si tratta di un ambiente piccolo, in condizioni al di là del cemento amianto già insalubri, perché comunque infiltrazioni d'acqua, è un ambiente in cui gli internati sono costretti a vivere 20 ore su 24. Poi ancora sul carcere di Favignana, se poi ho qualche storia da raccontarti, anche perché i detenuti vedevano che io prendevo gli appunti e quindi mi supplicavano di portare la loro storia all'esterno. Guarda, noi radicali noi saremmo dei murati vivi. Guarda Giammarco, io... una mi farebbe piacere che ce la raccontassi, purtroppo il tempo è tiranno, abbiamo 5 minuti a disposizione. Guarda, ti faccio una rapida carrellata, per esempio Francesco Esposito, che è un internato nella casa di lavoro di Favignana, lui racconta di essere stato accompagnato a Favignana quando già la sua vita era cambiata, perché, ripeto, nella casa di lavoro non sono ristrette persone che hanno commesso reati e devono scontare una pena, ma soltanto persone che a un certo punto ricevono una valutazione negativa di pericolosità sociale. Allora lui ci ha detto, lavoravo alla Croce Rossa Italiana, sulla comunanza, posso fare vedere anche la mia busta paga. Il mio passato a Napoli per me già era una pagina chiusa. E poi i casi, per esempio, di persone che non fanno il colloquio da 5, 8 mesi, un anno, addirittura 2 anni. Ora, non fare il colloquio significa annientare completamente la personalità di un detenuto, e anche su questo vorrei dire che la nostra visita è stata molto utile, perché noi abbiamo informato, Rita in particolare ha informato i detenuti, gli agenti di polizia penitenziaria e i direttori, che in molti casi non lo sapevano, di una recente circolare del DAP che consente la possibilità per i detenuti di inoltrare telefonate verso i telefoni cellulari. E questo è molto importante, perché quei detenuti che non hanno familiari con un numero di telefono fisso, per tanto tempo si sono visti negata la possibilità di parlare viva voce con un familiare. Peraltro parliamo soprattutto di detenuti stranieri e di detenuti che magari sono ristretti in un carcere lontano centinaia di chilometri dalla residenza della propria famiglia, e questa è un'altra nota dolente. Perché nel nostro ordinamento dovrebbe esistere, anzi esiste ma non è rispettato, il principio della territorialità della pena, cioè quel semplice principio per cui un detenuto dovrebbe stare in un carcere nella stessa regione, comunque non troppo lontano dalla famiglia, questo per consentire i colloqui. E mentre invece noi abbiamo incontrato detenuti del Nord Italia, magari a Favignana come in tanti altri istituti, che sono stati sfollati in Sicilia a causa del sovraffollamento e di scelte davvero poco assennate da parte del DAP e dei magistrati di sorveglianza. Poi anche i colloqui, questo è un altro punto a cui tengo particolarmente. Le sale colloqui spesso hanno ancora i muretti divisori in marmo, che sono illegali. I detenuti a volte non possono abbracciare i figli, non possono fare una carezza ai figli. Le persone, i familiari che si recano per fare un colloquio spesso sono costrette ad aspettare 7, 8, 9 ore fuori in posti che non hanno neanche una tettoia, neanche una benzina, e quindi se piove entrano bagnati, se fa il sole in estate entrano bagnati di sudore, e poi magari il bagno della sala per i familiari è sporco. Perché dico questo? Perché un detenuto mi ha colpito molto. Ha detto, ma interpretando diciamo un sentimento generale, io ho fatto un reato e sono delinquente, devo pagare, ma la famiglia mia che c'entra? E anche i bambini che dovrebbero incontrare i papà detenuti in apposite aree verde, secondo regolamento, questo spesso non accade. Noi in 8 carceri, forse in un carcere c'è l'area verde, e i bambini vengono perquisiti, nudi, ci sono casi di trauma per perquisizioni. Un bambino, a un detenuto è stato fatto un rapporto al carcere Lucertone di Palermo, dove peraltro è venuto
non lo dico tra parentesi, con noi anche Vincino, che ha fatto delle stupende vignette su Lucciardone. Un detenuto Lucciardone di Palermo ha ricevuto un rapporto disciplinare perché ha portato al suo figlio, oltre alle tre merendine consentite, anche un pacco di caramelle. Addirittura. Cioè, cose davvero senza senso che però sono la vita quotidiana di persone che subiscono maltrattamenti da parte dello Stato, e io credo che non è esagerato parlare di tortura. Guarda Marco, Gianmarco, hai utilizzato la parola assolutamente giusta, e si deve parlare di tortura perché è così. Io a questo punto veramente ti ringrazio di questa tua disponibilità. Purtroppo questa mezz'ora è passata troppo in fretta, perché quando le cose sono così interessanti e soprattutto così drammatiche, il tempo passa in fretta. Mi riprometto naturalmente di chiamarti, perché queste qui sono esperienze che si devono conoscere, dobbiamo ripetere su TV Radicale questi collegamenti, approfondirlo ulteriormente. Magari ci prendiamo anche l'impegno di approfondire questo discorso dell'amianto, che secondo me vale molto la pena. E quindi non so, ti posso dare, perché purtroppo il tempo è tiranno, un altro minuto per giungere ad una conclusione, e poi dopo devo passare all'altra trasmissione che è in programma. Ma vabbè, in un minuto, a parte il consiglio che do a chi ci segue di andare ogni tanto sul nostro sito www.radicalicatane.org per insomma vedere cosa abbiamo fatto e cosa bolle in pentola. Poi ci stanno anche tanti altri fronti attivi, per esempio quello della democrazia diretta a livello comunale, perché il Consiglio Comunale di Catania non ha ancora approvato il regolamento sugli strumenti di democrazia diretta. Poi c'è il fronte di certi diritti, quindi la battaglia per l'uguaglianza dei diritti anche per consentire l'accesso al matrimonio dello stesso sesso. Ma io davvero vorrei chiudere in 30 secondi tornando sul carcere. Perché non c'è più tempo da perdere, è una situazione di estrema emergenza, e ora in autunno il Senato deve discutere questo DDL Alfano, e Rita ha spiegato anche ai detenuti che erano informatissimi che questo DDL è stato completamente svuotato, perché non prevede più l'automaticità nella valutazione nella concessione degli arresti domiciliari per residui di pena sotto un anno, ma affida la valutazione alla discrezionalità di un magistrato di sorveglianza che già oggi non riesce a fare fronte a tutte le richieste. E quindi vediamo se il Parlamento riesce a migliorare, io me lo auguro, e questo dipende dal fanno, e poi davvero la lotta deve proseguire, e in questo per fortuna ci sono Rita Bernardini, Pannella e tutti i radicali che con la loro determinazione non mollano e vanno avanti. La lotta deve proseguire per una riforma della carcerazione preventiva e per rafforzare le misure alternative alla detenzione, perché noi sappiamo che il tasso di recidiva di chi sconta la pena in carcere è superiore rispetto al tasso di recidiva di chi invece ha usufruito, ha beneficiato di misure alternative. Io mi auguro anche che la visita così massiccia di tanti parlamentari abbia dato loro maggiore consapevolezza e abbia loro aperto gli occhi. Bene Gianmarco, veramente grazie, noi ci risentiremo, ci metteremo d'accordo per dei nuovi collegamenti, e grazie, ti auguro una buona serata e buon lavoro a tutti i componenti della nostra associazione Radicali Catania. Vuoi lasciare il tuo, non so, dei recapiti dall'associazione? Sì, info@radicalicatania.org, www.radicalicatania.org, e poi il mio telefonino che è 333 85 26 408. Un caro saluto a te Marco e a chi ci ha seguito. Grazie davvero e a presto Gianmarco, ti auguro una buona serata, ciao. E...